Hai paura di avere la glicemia alta, di la verità. E magari la paura è anche accompagnata da senso di colpa, da quella consapevolezza di avere uno stile di vita pessimo e non avere, ancora, avuto la forza di volontà per intervenire e cambiare le tue abitudini. E sai cosa ti dico? Fai bene ad aver paura, perché la glicemia alta, ovvero un'eccessiva quantità di zucchero nel sangue, è il segno caratteristico del diabete. Una malattia con conseguenze che possono essere drammatiche, devastanti. E sto parlando di complicanze come amputazioni e cecità. E visto che le brutte notizie non arrivano mai da sole, te ne do un'altra. La glicemia alta non causa praticamente alcun sintomo, almeno finché non diventa davvero molto alta. Questo significa che potresti andare avanti anche per anni con valori superiori alla norma senza accorgertene. Mentre intanto lo zucchero in circolo inizia a fare danni, come una piccola goccia in grado di scavare la roccia, silenziosa, subdola, strisciante. D'altra parte, non è un caso se il diabete viene definito un killer silenzioso. Spesso si dice che non tutto il male viene per nuocere, ma per il diabete è diverso, viene per nuocere e per null'altro. In realtà posso darti anche una buona notizia però, ma se stai guardando questo video è perché vuoi che ti dica segni e sintomi della glicemia alta. Allora facciamo così, parliamone e lasciamo questa nota di speranza per dopo, per la fine. Iniziamo a dare un minimo di contesto. La glicemia è considerata normale se a digiuno è inferiore a 100 mg per decilitro. Il diabete si diagnostica quando, sempre a digiuno, la glicemia è superiore a 125. Posto che dopo un pasto in un soggetto sano la glicemia potrebbe raggiungere i 140 circa e sarebbe del tutto normale, cosa ne deduciamo? Che una glicemia a 140 è una situazione del tutto normale per l'organismo, ovviamente è normale dopo un pasto, ma questo significa che essendo normale debba essere per definizione priva di sintomi. Il problema è che se avessi 140 a digiuno, quindi senza sintomi, saresti già diabetica, ma c'è di peggio. Perché in realtà i disturbi evidenti legati a un'eccessiva quantità di zucchero in circolo non iniziano prima di arrivare a 250-300. Sai come si dice, no? Al peggio non c'è limite, perché è sufficiente avere una glicemia cronica, ovvero costantemente per diverso tempo attorno ai 200, per sviluppare complicazioni permanenti e senza accorgersi di nulla, almeno inizialmente, ovvio, almeno fin quando le complicazioni non inizieranno a crollarti addosso, travolgendoti una dopo l'altra. Ecco perché conoscere i sintomi e i segni non è abbastanza. Io ti dirò, non sono un fanatico degli esami del sangue di routine, ma soprattutto in presenza di fattori di rischio, come sovrappeso, familiarità per il diabete, verificare periodicamente la glicemia può in effetti essere una buona idea, perché è l'unico modo, l'unico strumento che abbiamo per portare alla luce un'eventuale condizione di pericolo, che altrimenti potrebbe passare inosservata per troppo, troppo tempo. Ma passiamo ora ai segni e sintomi dell'iperglicemia, che possiamo tuttavia suddividere in due categorie. Da una parte abbiamo i disturbi che si sviluppano in tempo reale, quando cioè la glicemia è davvero alta, altissima, come abbiamo detto prima, a 300 e oltre. Dall'altra abbiamo le complicazioni che invece si manifestano a distanza di tempo, a causa di persistenti valori troppo elevati, che tuttavia possono inizialmente passare inosservati. I tre segni classici, quelli più caratteristici di un'eccessiva quantità di zucchero nel sangue, sono fame, un sacco di pipì e sete. Ma perché? Partiamo dalla prima. La fame è il modo che ha il nostro cervello per comunicarci la necessità di introdurre carburante, cibo, energia. Ma è possibile che nonostante un sacco di zucchero in circolo nel sangue, il cervello ne chieda altro? Sì, è possibile. Se c'è troppo zucchero in circolo, significa che molto probabilmente si sta accumulando perché le cellule non sono più in grado di prenderselo. Pensa che paradosso, che triste paradosso. Le cellule hanno bisogno di zucchero per funzionare, ma a causa degli squilibri metabolici tipici del diabete non riescono più a prenderselo dal sangue. Il corpo continua allora a renderne disponibile ancora, ancora e ancora, ma niente da fare, proprio le cellule non riescono a prenderlo. E intanto i valori di glicemia vanno sempre di più su. Morale? Cellule affamate, cervello affamato, inizi a sentire fame anche tu. Ma è una fame che non riesci a placare. Per quanto tu possa mangiare, non riuscirai mai a far arrivare lo zucchero dove ce ne sarebbe bisogno, all'interno delle cellule. Ma ora ci troviamo di fronte a un altro grosso problema.
Tutto questo zucchero in circolo altera i delicati equilibri cui il sangue deve necessariamente sottostare. Per almeno contenere i danni, non abbiamo quindi che un'unica soluzione: eliminare lo zucchero il più rapidamente possibile. Per farlo, i reni iniziano a estrarlo rapidamente dal sangue per buttarlo fuori con le urine. Ma accidenti, ce n'è tanto, ce n'è così tanto, e continua ad aumentare per le ragioni che abbiamo appena visto. Di nuovo, pensa che paradosso. Da una parte continuiamo a mettere in circolo zucchero per aiutare le cellule a prenderselo, dall'altra, e contemporaneamente siamo costretti a disfarcene, a buttarlo via, letteralmente. D'altra parte, come puoi facilmente immaginare, c'è un limite alla quantità che possiamo sciogliere nell'urina, o non possiamo mica metterci a urinare sciroppo, no? E allora i reni si trovano costretti ad estrarre non solo zucchero dal sangue, ma anche acqua, in modo da essere nelle condizioni di poter produrre abbastanza urina per poterlo eliminare. Ecco perché iniziamo a produrre tanta, tantissima pipì. E adesso sai già dove sto andando a parare, giusto? Se facciamo tutta questa pipì, dove li prendiamo i liquidi necessari? Bevendo. Ma finché tu beva, il tuo cervello inizierà a farti sentire sete, sempre più sete, perché è sempre maggiore la quantità di urina da produrre, perché è sempre maggiore la quantità di zucchero nel sangue. Un bel cavolo di disastro. E siamo solo all'inizio. E già, perché l'incapacità per le cellule di prendersi, di servirsi dello zucchero non può che avere altre conseguenze. Stanchezza, ovviamente. Non potendo avere accesso a parte del carburante necessario e senza contare anche gli enormi sforzi metabolici per gestire tutti i processi di emergenza che abbiamo appena visto. 2. Sul lungo periodo, perdita di peso. Di nuovo perché non riusciamo a servirci di parte dei nutrienti che introduciamo con la dieta. E ti invito per la terza volta a notare l'assurdità della situazione. Magari sei in sovrappeso, hai più fame di prima, mangi più di prima eppure dimagrisci. Assurdo, verrebbe quasi, quasi da ridere se non si trattasse di un organismo letteralmente alla deriva, il tuo. Sul momento potresti anche avvertire un generico malessere. Come puoi stare bene con un disastro in corso di queste proporzioni? Svilupperesti tra l'altro anche mal di testa e visione offuscata. E se non riuscissi a bere a sufficienza, la disidratazione potrebbe manifestarsi con abbassamento della pressione del sangue, tachicardia, secchezza delle mucose, ad esempio della bocca. E quando la glicemia dovesse ancora aumentare e magari la disidratazione peggiorare, beh, potrebbero infine comparire sintomi neurologici come letargia, ovvero l'incapacità di rimanere sveglia, deficit neurologici, stati mentali alterati, convulsioni e infine coma. In altri pazienti, invece, quello che succede è qualcosa di diverso. Come abbiamo già detto prima, è possibile avere una glicemia magari moderatamente elevata, ma senza accorgersi di nulla. Ricordi? La goccia che scava la roccia. E quindi in alcuni casi il diabete viene diagnosticato, scoperto in seguito al riscontro non tanto dei sintomi acuti appena visti, ma di complicazioni in corso o comunque manifestazioni indirette di livelli eccessivi di glicemia, come ad esempio ferite che tardano a guarire o che non guariscono affatto, strani formicolii e altre alterazioni della sensibilità, soprattutto avvertite a livello di mani e piedi. Disfunzione erettile, nei maschietti ovviamente, ma anche disturbi insospettabili come alterazioni che riguardano la pelle, macchie scure magari su collo, ascelle, inguine, oppure prurito al capo, sul corpo, pelle secca. E poi infezioni. Molto comune ad esempio sviluppare una fastidiosa candida genitale che proprio non ne vuol sapere di guarire. Sì, anche nei maschietti in questo caso. Gengivite, carie, bocca secca o anche candida in bocca. Potrei continuare. Ma come avrai capito, nessun sintomo è davvero così sensibile e o specifico da darti la certezza che sia causato dalla glicemia alta e non da altro. L'unico modo per capirlo è con un esame del sangue che puoi fare anche in farmacia. Oh, ma eccoci finalmente alla buona notizia che ti avevo promesso. Il diabete di tipo 2 si può quasi sempre prevenire, spesso curare, a volte anche guarire. Te lo ripeto perché è importante. Il diabete di tipo 2 si può quasi sempre prevenire. Spesso curare, a volte anche guarire, guarire. Questo significa che se la tua glicemia è buona o magari addirittura ottima, non devi abbassare la guardia. Se stai già attenta allo stile di vita, bravissima, ma ti invito non solo a continuare così, ma a valutare se magari non ci siano ulteriori margini di miglioramento possibile. Se invece la tua glicemia è meno buona o
O magari ti è già stato diagnosticato un diabete di tipo 2. Non è assolutamente il momento di piangersi addosso, perché a differenza del passato, oggi sappiamo che non solo la malattia può essere efficacemente tenuta sotto controllo, ma in alcuni casi può addirittura essere guarita. Guarita! E indovina come si fa? Esatto, attraverso lo stile di vita. Oh, vada bene, farmaci e insulina possono tenere sotto controllo i valori di glicemia ed è un risultato straordinario perché permette alla stragrande maggioranza dei pazienti di limitare i danni. Ma è con lo stile di vita che puoi davvero provare a curare la malattia. E quando anche questo non fosse possibile, credimi se ti dico che lo stile di vita può davvero fare la differenza tra un'amputazione di un piede e un arto salvato, tra il sottoporsi a dialisi 2 o 3 volte alla settimana per sempre, almeno fino al trapianto di reni, oppure impegnare quello stesso tempo con i tuoi figli, con i tuoi nipoti. È la differenza tra perdere la vista e riuscire ancora a vederli, i tuoi nipoti. In buona sostanza, non importa quindi come siano i tuoi esami del sangue. Qualunque sia il valore che hai trovato, hai un buon motivo per impegnarti. A fare cosa? Mangia meno, ma mangia meglio. Pratica tutti i giorni attività fisica. Sì, ho detto tutti i giorni, ma ho anche detto attività fisica, che non necessariamente significa sportiva. Parlane con il tuo medico, valuta con lui cosa puoi fare, ma ricordati che anche solo 30 minuti al giorno di camminata a passo svelto possono davvero fare tutta la differenza del mondo. Con questi 2 strumenti, magari con l'aiuto del tuo medico o di un nutrizionista, perdi peso se necessario. Come ti dico sempre, recuperare il tuo peso forma, beh, certamente è l'ideale, ma anche solo pochi chili possono comunque fare la differenza. In ultima analisi, se stai guardando questo video, immagino che tu sia giustamente preoccupata per la tua glicemia, lo sono anch'io, ma non trasformare la paura in rassegnazione. Deve anzi diventare forza di volontà verso scelte più sane. E so che all'inizio potrebbero sembrare un sacrificio insostenibile, ma ti garantisco che affrontate poco alla volta diventano non solo alla portata di tutti, ma possono realmente trasformarsi in abitudini quotidiane che non faranno bene solo al tuo fisico, ma anche alla tua mente. Forza, 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 nessun cambiamento è troppo piccolo, non è mai troppo presto e non è mai troppo tardi per iniziare. E allora grazie, grazie, grazie di vero cuore per la tua attenzione e la tua fiducia. Non le do per scontate e mi impegno sempre al massimo per onorarle come meritano. Nel mio piccolo rimango a tua completa disposizione qua sotto nei commenti per dubbi, segnalazioni di errori e critiche costruttive. Ma ricorda sempre che uno sconosciuto su internet non può e soprattutto non deve mai sostituire il tuo medico curante. Grazie, grazie ancora. Ciao!